Partirà da qui, da Piazzale Garibaldi a Castiglion Fiorentino, la camminata in ricordo di Federica Canneti, la giovane di 22 anni che perse la vita poco più di un mese fa in un terribile incidente lungo la regionale 71 all'altezza di Vitiano. Una camminata che sarà ripetuta una volta all'anno in memoria di Federica e di tutte le ragazze, le farfalle, come scrive il sindaco Mario Agnelli, che hanno perso la vita. È stato d'aiuto perché evidentemente loro stanno svolgendo il compito ciclopico di elaborare il lutto e ovviamente sia la solidarietà e di tutti i cittadini che è stata veramente notevole e in particolare questa camminata evidentemente spero per loro che gli serva d'aiuto. Federica quella sera stava andando a ballare con un gruppo di amici, il 23enne che era alla guida dell'auto su cui viaggiava la 22enne ha improvvisamente perso il controllo e la Kia Sportage si è scontrata con altre due vetture. Per Federica non ci fu nulla da fare, altri due i feriti gravi. Intanto la procura di Arezzo, che aveva aperto un'inchiesta per omicidio stradale, ha conferito l'incarico al perito aretino Fabio Canè, molto conosciuto nell'ambiente. Era lui il super consulente della procura anche nella vicenda del viadotto Puleto sulla E45. C'è la contestazione del reato di 590 bis, primo e ottavo comma, e evidentemente l'ingegner Canè, che è stato nominato dalla Procura della Repubblica di Arezzo, dovrà stabilire alcune cose. Una in particolare è quella della velocità dei mezzi, ma soprattutto della Kia Sportage, e questo lo farà entro febbraio, quindi depositerà la relazione tecnica entro febbraio del 23. E lì sapremo esattamente quale sarà la contestazione che deciderà il PM di fare. Ripeto, la famiglia non va alla ricerca di vendette, ma va alla ricerca della verità.